Quale sarà il destino dei 10 calciatori che hanno fatto parte della rosa del Pescara nell'ultima disastrosa stagione e hanno il contratto anche per la prossima in C? La prima soluzione prospettata è quella del Repulisti, cioè tutti via, senza se e senza ma, come in una mossa d'impeto dovuta all'amaro verdetto della retrocessione. Repulisti motivato da necessità di resettare il progetto tecnico e da quella degli ingaggi troppo elevati per la C. Una soluzione peraltro prospettata dallo stesso Gianluca Grassadogna, che quei giocatori li ha allenati ma che dopo la sconfitta di Cosenza non aveva esitato a dichiarare che, qualora gli fosse stato proposto di rimanere a Pescara, avrebbe chiesto comunque di mandare via tutti e azzerare la rosa. Invece oramai sembra certo che Grassadogna non resterà, prossimo all'avvento di Gaetano Auteri, e con il passare dei giorni si fa sempre più strada l'ipotesi che di quei 10 contratti più di qualcuno possa restare. Non è solo una sensazione. Va ricordato che la società ha diffuso un comunicato sulla permanenza di Memushai, ma è stato lo stesso presidente Daniele Sebastiani, che è tornato a parlare in TV negli ultimi giorni, magari dopo aver ascoltato i vari agenti, a lanciare input a tal proposito, dimostrandosi possibilista sulla permanenza di alcuni di quei calciatori. Non abbiamo tutta questa gente da buttare nel fiume. Per quanto mi riguarda, io sarei del parere, come sto facendo anche nelle altre aree della società, di rinnovare, ma questo non significa che pronti via devi buttare tutti a mare. Le prossime settimane faranno capire se il dietro front è reale o se sono dichiarazioni che hanno il solo scopo di mitigare un eventuale braccio di ferro con le controparti. Certo, per alcuni calciatori l'uscita sarebbe più agevole. Vincenzo Fiorillo ha mercato, ha avuto proposte nelle scorse stagioni ed anche ora è nel mirino di vari club di B, tra cui la Ternana di Luca Leone, che rumors danno interessata anche a Galano e Busellato, per quest'ultimo sarebbe un ritorno. Ma sul piatto ci sono anche i contratti di Masciangelo, Nzita, Scognamiglio, Sorensen, Valdifiori, Drudi, oltre che del predetto Memushai. Nel 3-4-3 di Auteri, tolti Masciangelo e Nzita, che per caratteristiche tecniche e per età potrebbero conciliarsi con modulo e idee del tecnico siracusano, gli altri invece c'entrano poco. Insomma, un quasi Repulisti sembra restare comunque una esigenza, ma per vendere c'è bisogno di trovare acquirenti e di far quadrare le operazioni anche dal punto di vista economico. Notevoli grattacapi per Sebastiani e il futuro di esse. Una curiosità poi quella che riguarda il prossimo allenatore del Pescara. Se sarà Auteri, l'allenatore guiderà la squadra meno meridionale della sua carriera e soprattutto, in caso di possibile inserimento nel girone B, si cimenterebbe con un raggruppamento dove non ci saranno squadre del Sud. Per lui, che ha poco più di una stagione in Serie B e poi tantissima C, sarebbe una sorta di prima volta. E anche quando lo vinse, con la Nocerina, quello era un girone B con tantissime squadre del Sud, due Umbre e tre Toscane.